Oggi parleremo della mappa di Monte Grappa. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Tele03, e oggi parleremo della mappa di Monte Grappa. Forse la mappa più bella di Battlefield 1, molto particolare, con trincee, fortificazioni. Questa mappa è situata al passo del Falzarego, nonostante il nome. Infatti con il Monte Grappa non c'entra niente, invece è esattamente la copia, vista dall'alto si può vedere la foto di Google Maps che adesso vi metto qua sulla mia faccia, e notiamo che è esattamente identico. Al passo del Falzarego si è combattuto sulle montagne, quindi è stato un luogo di reali combattimenti nella prima guerra mondiale. Ma la domanda a cui uno non può rispondere è: dove si trova la galleria che vediamo nella mappa all'incirca a metà, la cosiddetta galleria di Seren? La galleria Seren infatti non si trova sulla strada che sale su per il colle, ma si trova sempre molto vicino. Sotto la forcella di Boss c'è una strada che porta, una vecchia mulattiera militare che porta a un vecchio ospedale militare per poi raggiungere il passo del Falzarego. Lì, dopo aver sceso una serie di tornanti, si arriva a una galleria che è esattamente uguale, esteriormente parlando ovviamente, a quella di Battlefield 1. Dentro, naturalmente, non è un forte perché è abbastanza improbabile che all'interno di una galleria siano messi motori, eccetera, però è vista all'esterno è esattamente identica. Inoltre, se notiamo, la strada è veramente molto simile a quella fatta in Battlefield, quindi si vede che gli sviluppatori hanno fatto un misto tra la strada che notiamo su questa stradina qua che scende da Col dei Boss e la strada, cioè la zona, del passo del Falzarego. Inoltre in questa zona si trova la famosissima Galleria dei Lagazzuoi, e invece a destra del colle o a sinistra, dipende da che parte si guarda, si trova Stas d'Estria, che spesso si gira intorno con gli aerei per tornare a bombardare le posizioni nemiche. Quindi possiamo vedere che in realtà gli sviluppatori hanno fatto un misto delle due cose. È una cosa molto particolare e la domanda può essere quella: come mai l'hanno chiamato Monte Grappa? Beh, la risposta credo sia, secondo me, abbastanza semplice, per il motivo che il Monte Grappa è una battaglia veramente molto conosciuta in modo internazionale, mentre se si parla di Passo del Falzarego è conosciuta in Italia, ma all'estero non è così sentito. Quindi ragazzi, spero che questo breve video informativo sia stato carino, spero che le clip siano state di una qualità decente, anche se sto avendo dei problemi a registrare col programma di registrazione che è un pasticcio, mi fa casini. Quindi se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, condividere questo video a tutti i vostri amici e alle persone che potrebbero essere interessate, e niente, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti, al prossimo video.